Siamo qui con Valentina, che è una delle organizzatrici. Ci spieghi un po' il tema di quest'anno, come l'avete scelto? E abbiamo scelto il tema della fiducia pensando che sia dopo l'esperienza della pandemia che rispetto a una lettura del segno dei tempi, ritornare a parlare di fiducia fosse fondamentale. È un tema mai scontato, un valore che fa parte delle nostre scelte di vita e anche della progettualità del futuro. Quindi ci sembrava importante andarlo a riscoprire e guardarlo sotto i vari punti di vista, da quello rispetto alle problematiche ambientali, quello sociale e proprio quello relazionale tra persone. Ecco, spiegaci un attimo, questo tema com'è declinato poi di fatto qua in piazza? Che cosa può trovare il visitatore del festival? Beh, intanto può trovare una accoglienza, direi, a tutto tondo, legato anche al rispondere alle esigenze delle varie generazioni. Quindi abbiamo le attività in collaborazione con lo Zecchino, che quindi abbracciano tutte le fasce dei piccoli e delle famiglie, i workshop che possono essere laboratori per qualunque fascia di età, vari tipi di conferenze, di presentazioni libro che possono raccogliere vari interessi, dall'ambiente alle tematiche sociali a quelle proprio relazionali. E poi abbiamo lo specifico francescano, cioè l'esperienza dell'incontro, il caffè con il francescano, quindi la possibilità di prendere un caffè e far quattro chiacchiere con religiosi o laici, lo spazio domande su Dio, quindi la possibilità di chiacchierare in libertà, chi sia credente o no, con religiosi, confrontarsi su alcune domande che sono fondamentali per l'essere umano, lo spazio confessioni, la biblioteca vivente, altra esperienza interessante in cui le persone sono i libri che si aprono e si raccontano. E poi abbiamo quest'anno un'esperienza nuova, che è quella della parete di arrampicata, una prova di fiducia in cui qualcuno ti dice dove mettere i piedi e tu ti arrampichi su questa parete. Quindi direi davvero un ventaglio grande di opportunità.